Sempre più Giappone e uno sprazzo d'Italia ai mondiali di judo in Ungheria. A Budapest gli atleti nipponici confermano il loro strapotere e salgono sul più alto gradino del podio in tutte le competizioni di giornata. Ad aprire la doppietta giapponese è nella categoria fino ai 52 kg la leggenda nazionale Aishi Shime. Sul suo affollatissimo kimono, già puntato l'oro mondiale conquistato sempre qui a Budapest nel 2017, la plurimedagliata campionessa ha avuto la meglio in finale sulla spagnola Ana Perez Box. Intensissimo il confronto sul tatami, con la spagnola in principio padrona, prima che l'avversaria prenda le misure e chiuda con un nippon. Il mio primo titolo mondiale l'ho vinto proprio qui a Budapest, questa è davvero la mia città fortunata. All'ombra dei soliti giapponesi, tra gli uomini si ritaglia un posto al sole anche l'Italia. A far sventolare il tricolore sul secondo gradino del podio è il numero uno mondiale nella categoria fino ai 66 kg, Manuel Lombardo. Dalla sua in ranking, il torinese classe 1998 non riesce però a bissare l'oro dei giochi del Mediterraneo di Tarragona e si inclina a Yoshiro Maruyama. Il giapponese replica invece il successo ottenuto 2 anni fa davanti al suo pubblico, centrando il secondo oro mondiale. Decisivo al termine di un incontro combattutissimo, Uwazari. Soddisfatto per il suo titolo, l'atleta giapponese si è però detto deluso dalla sua prestazione e ha promesso che non appena a casa tornerà ad allenarsi ancora più intensamente. Certo, c'è sempre molta pressione, ma fa parte della competizione. Per quanto non sia soddisfatto di me, sono comunque riuscito a gestire lo stress e ad avere la meglio sui miei avversari. Completano il palmarès di giornata il bronzo della svizzera Fabienne Korcher e dell'israeliana Geffen Primo tra le donne e quello dell'atleta russo Jakub Shamilov e del mongolo Yondon Perenlei tra gli uomini.